Buongiorno e buona giornata. Considerato che siamo a venerdì, direi buon inizio di fine settimana a tutti. Ieri sera ho passato una gran bella serata in compagnia di TV 2000 guardando il Santo Rosario dal Policlinico Gemelli di Roma. Ricordiamo che ieri cadeva il 15° anniversario credo dalla dipartita di Papa Giovanni Paolo II, un Papa che più o meno come tutti ha lasciato un segno indelebile per quanto riguarda la fede, la speranza, la spiritualità, la voglia ancora di crederci, di sperare, perché è così, insomma, nella vita bisogna darsi fiducia, speranza e mai darsi per vinti, mai mollare, anzi, come si dice tra virgolette, battere il ferro quando è caldo e approfittare del momento giusto. Ovviamente in senso positivo, Trovate sul mio canale, poco prima di venire qui in registrazione, nel mio, diciamo, nella mia stanza, potremmo chiamarlo nel mio piccolo studio, tra virgolette, ho registrato un collage che è a vostra disposizione, dedicato alla sfida che vedremo ormai imminente tra Randy Orton ed Edge a WrestleMania 36 edizione 2020, che ricordo sarà acquistabile e acquistabile attraverso il ticket, non so se ce ne sono ancora, comunque un ticket da 15 € comprensivo sia della prima serata che della seconda. Ricordiamo che WrestleMania andrà in onda pre-registrato, perché già è stato registrato ed è montato nella notte tra sabato e domenica lunedì 4, 5, 5, 6 aprile. In diretta al momento si pensa che potrebbe essere l'ultimo anno in cui anche WrestleMania sia visibile su WWE Network. Anche se ho letto proprio ieri sera che questa edizione sarà reperibile anche su Fight TV e anche mi pare su un'altra piattaforma streaming. Inoltre oggi alle ore 18 per chi è abbonato a Sky sia via digitale terrestre che via satellite, il Godzilla Luca Franchini farà un intervento importante nel corso dell'edizione delle ore 18 di Sky Sport 24 per andare un po' a elencare le novità che la redazione Sky ha messo a disposizione del palinsesto wrestling WWE su Sky e quindi in compagnia anche degli abbonati in questo periodo, insomma, un po' turbolento, anzi veramente triste, drammatico, però come ho detto all'inizio, è importante essere sempre sempre fiduciosi. Anche sì, è vero che la stragrande maggioranza delle discipline sportive, il cinema, spettacolo, intrattenimento, stavo diventando dislessico, teatro e quant'altro è tutto fermo al palo, però vabbè, per esempio se voi avete app con i risultati delle partite, diciamo che al momento sì, non sono campionati molto conosciuti da noi in Europa, comunque c'è Nicaragua, c'è Bielorussia, la serie massima, poi ho visto ieri anche in elenco la serie under giovanile, quindi dovrebbe riprendere, mi pare, no, questo fine settimana, l'altro il campionato russo, e quindi poi approfittando anche di questo momento per avvicinarci sempre di più alla fede, alla spiritualità, grazie ai numerosi
le numerose possibilità che ci offre il web, internet e anche la televisione con TV 2000, TeleDeon e quant'altro. Per esempio, appunto su TV 2000 ogni giorno alle ore 19 c'è la Santa Messa, su TeleDeon da Santissimo Salvatore d'Andrea, la grande maggioranza delle parocchie, sia di Trani che anche di altre città, ma anche penso nazioni, sfruttando Facebook, Instagram, quindi mass media, i social network, appunto, fanno sentire la loro presenza tramite appunto messe, adorazioni e quant'altro. Ricordo per chi non l'avesse ancora fatto anche la pagina Facebook e anche su Instagram, e ho letto anche su Telegram, c'è il rinnovamento nello Spirito Santo e poi anche la sezione del rinnovamento nello Spirito Santo Puglia. Stavano suonando, quindi qualcuno sta tornando a casa. Bene, a questo punto concludo il video ricordando avete sempre a disposizione i miei canali YouTube, Facebook, Instagram e poi da ieri pomeriggio sono anche su Twitter, mi trovate anche lì. Grazie a tutti e a domani, ciao!